l'ENAC, che è il nostro riferimento come aviazione civile, ha promosso questa iniziativa cercando di favorire lo sviluppo su diversi aeroporti d'Italia. È circa un anno che stiamo collaborando insieme per sviluppare una modalità che favorisca l'assistenza ai passeggeri affetti da autismo nell'attraversare un ambiente che è molto complesso. È complesso per tanti di noi, per chi è appunto affetto da questo tipo di problema, è chiaramente va facilitata l'attraversamento, cercando appunto di anticipare, di spiegare quello che accadrà attraverso le diverse fasi del check-in, della sicurezza, quindi passare sotto il varco di controlli che può suonare, può sviluppare rumori, in un ambiente affollato e che comunque presenta tante situazioni, tanti imprevisti che alla persona abbiamo sentito durante il convegno, le associazioni di riferimento, può vivere questa situazione con paura. E quindi va tranquillizzato da questo punto di vista. Oggi siamo qui appunto a illustrare questo primo semilavorato di video, che appunto rappresenta ciò che la persona può vedere prima di venire qua. La persona poi ovviamente può anche venire qui prima di affrontare il viaggio per sperimentarsi con l'ambiente aeroportuale, ed è questo il servizio che offriamo appunto al passeggero autistico, che è una componente per quanto piccola dell'altro spettro di passeggeri, di esigenze diverse che noi assistiamo con appunto ADR assistance, quindi col servizio a passeggeri con disabilità o a ridotta mobilità, ma che comunque merita sempre grande attenzione come un passeggero, come tutti i passeggeri. E certamente Fiumicino in questo recente passato è ormai attestato nel gradimento dei principali aeroporti europei al massimo livello, proprio perché l'attenzione alla qualità, al dettaglio e all'esperienza del passeggero al centro della nostra attenzione in qualsiasi tipo di iniziativa.